Stone, che ringrazio per la sua disponibilità, per aver voluto incontrare anche in questa edizione i ragazzi della mattina. Il pomeriggio, la serata sarà un'altra invece interessante conferenza. Il professor Battistone, che è vicino a me, oramai una conoscenza del laboratorio, fa parte del comitato promotore scientifico della festa di scienza e filosofia, e in pratica è laureato alla Normale di Pisa, ha poi studiato a Parigi e attualmente è ordinario di fisica generale alla facoltà di ingegneria della nostra Università di Perugia, e ha anche una laurea honoris causa presso l'Università di Bucarest. Di che cosa si occupa? In questi anni si sta occupando di fisica delle interazioni forti, quelle che vengono, per capirci in maniera molto fondamentale, all'interno dell'atomo, in particolare tra protoni e neutroni. Parliamo dell'ordine di grandezza di 10 alla meno 13 centimetri, quindi considerate 1 con 13 zeri, quindi l'ordine di grandezza di cui parliamo è questo. Poi inoltre si occupa di fisica delle interazioni deboli ed elettromagnetiche, quello dovuto al decadimento radioattivo, e da ultimo i più recentissimi studi, no? Sono quelli relativi ai raggi cosmici nello spazio, attraverso un apparecchio abbastanza sofisticato, che è l'ANS, di cui parlerà appunto questo pomeriggio. Per quanto riguarda gli altri titoli, in qualche modo al professor Battistone, è coordinatore nazionale del progetto PRIN, per la realizzazione appunto a livello nazionale di laboratori universitari dedicati alla qualifica e alla realizzazione di strumentazioni scientifiche dello spazio. Nel 1994 ha fondato a Terni il CERS, che è lo studio sugli effetti delle radiazioni sui materiali dello spazio, e la cosa molto interessante, ha dato luogo a questo studio, uno spin-off universitario dedicato all'applicazione, perché spesso ci domandiamo tutte queste cose nello spazio, che cosa servono poi per tutti i giorni? Quindi queste applicazioni che possono avere delle ricadute positive in campo tecnologico e in quello commerciale. È membro del IFGRA e per lo sviluppo sostenibile. Volevo ricordare, salvando un articolo rispetto a questo proposito del professor Battistone, un articolo uscito qualche anno fa su Corriere della Sera, in cui faceva un calcolo di un suo volo, per cui 158 kg di CO2 che aveva consumato per trasferirsi in questo periodo di trasferimento costavano soltanto 3,4 euro. Ecco, questo articolo appare tutta la qualità di questo Battistone, la sensibilità rispetto alle tematiche ambientali. È autore di diverse centinaia di pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e scrive di divulgazione scientifica e sui quotidiani nazionali. Per quanto riguarda la divulgazione scientifica, il professor Battistone ha lavorato alla realizzazione di una mostra sulle astre e particelle e le parole dell'universo dal 2010. È un conferenziere internazionale, sta qui con noi di passaggio, diciamo così, perché viene dagli Stati Uniti d'America, ma andrà questa sera in Olanda, per cui lo ringraziamo in maniera ancora più sentita. Quindi oltre che ringraziare il professore, voglio ringraziare tutti i presenti, perché sono numerosi che hanno aderito a questa iniziativa, in particolare l'Istituto di Istruzione Superiore Casimiri di Guardatodino, l'Istituto di Istruzione Superiore di Spoleto, l'Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci di Foligno, l'Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Foligno. Questa è la platea che l'aspetta per questo. Benissimo. Benissimo, dunque, siccome è innanzitutto un piacere per me essere qui oggi, spero di raccontarvi delle cose che sono nuove per voi, nel senso che nonostante tutto quello che oggi si vede in televisione e su internet, queste cose forse non le avete ancora viste. Siccome molto di quello che mostrerò ha a che vedere con video e immagini, mi domando se i ragazzi che sono su questo lato qui riescono a vedere questo schermo. Anche da quella finestra non dà fastidio, no? Possiamo andare avanti. Va bene. Allora, questo sfondo che voi vedete, che poi è anche lo sfondo del mio titolo, rappresenta il cosmo attorno a noi. In realtà è una piccolissima parte di cosmo. In realtà è quello che noi non vediamo, perché siamo abbagliati dalla luce delle città in cui viviamo, del mondo in cui viviamo.
Inoltre nell'emisfero nord noi vediamo la Via Lattea, che sapete è la striscia di stelle che rappresenta la nostra... No, niente, scusate, ho fatto una cosa non permessa. Che rappresenta la nostra... Va bene? No, l'ho rimesso al posto giusto. Per la registrazione, infatti. Che la galassia, la Via Lattea, che è la striscia di stelle che vediamo con un po' di pazienza la notte, quando siamo in campagna, quando siamo abbastanza al buio, qui all'emisfero nord ne vediamo la coda, il centro nella sua magnificenza e splendore, lo vediamo solo quando siamo nell'emisfero sud, e probabilmente pochi di voi sono mai andati nell'emisfero sud. Io non sono mai andato, sono sempre viaggiato tanto, ma non sono mai sceso praticamente sotto l'equatore. È una cosa per noi dell'emisfero ricco del mondo, capita raramente di scendere al di sotto dell'equatore. Beh, tra le cose meravigliose che ci sono nell'emisfero sud c'è la visione di notte, del centro della Via Lattea, che è strepitosa. Bene, perché vi dico questo? Perché noi non siamo abituati più a vedere questo cielo. Questo cielo ci riserva tantissime sorprese. Andare nello spazio, guardare lo spazio, è un modo per cambiare il sistema di riferimento da sempre, non solamente da ora. L'uomo è sempre confrontato con il cosmo per porci domande su come vive sulla Terra, su che cos'è il suo destino, su da dove viene, perché esiste, su dove andrà. Un esempio di come sia attuale questo fatto che cambiamo sistema di riferimento andando nel cosmo, guardate questa immagine. Quel puntino che è nello sfondo, ma probabilmente sullo schermo non si vede, forse si vede invece, ed è ingrandito nel quadratino, you are there, voi siete qui. Chi sono questi, questo tu, questo voi? Siamo noi. Noi siamo lì. Lì dove? Cos'è quel puntino? Cos'è quel puntino? Se siamo lì, cos'è quel puntino? A terra. Domanda: come è possibile prendere una foto della Terra da lontano? Da così lontano che sembra un punto, che sembra un pianeta. Un satellite, quanto può essere lontano un satellite dalla Terra? Eh? Come? No, tanto non vuol dire niente. Quanto? Immaginiamo i satelliti intorno alla Terra sono per lo più vicinissimi a 300, 400, 500 chilometri sopra le nostre teste, la distanza di 400-500 chilometri, la capite bene, da qui a Milano, grosso modo, quindi è una distanza piccola, ma in verticale è una distanza grande. Quelli geostazionari che girano intorno alla Terra, e stando fermi in un punto dell'orizzonte, per le telecomunicazioni stanno a 36.000 chilometri. 36.000 chilometri è tanto e poco, è la circonferenza della Terra, quindi... è tanto, è poco, è un numero abbastanza immaginabile. Quanto dista la Luna da noi? Chi lo sa? 200? 300, 400.000 chilometri, un secondo virgola due luce. La luce ci mette un secondo virgola due da andare dalla Luna a noi, va bene? Bene, mettiamo che... e non ci sono satelliti così lontani, ce ne sono pochissimi per applicazioni scientifiche molto particolari. Bene. Voi sapete che la Terra vista dalla Luna sembra un punto? No. Se vi ricordate le foto dell'Apollo, la Terra vista dalla Luna è un bel pianetone, così come la Luna vista dalla Terra è un bel pianetone. Non è un punto. Allora, non è uno di questi satelliti. Del resto, vedete che sullo sfondo ci sono delle montagne e c'è un'alba? Quindi non è un satellite questo. Chi è? No, il Sole, vabbè, sono d'accordo che possa essere il Sole, ma chi è che ha scattato questa fotografia? Non è un satellite, siamo su un terreno. Sulla Luna no, vi ho spiegato, la Terra, la Luna è grande quanto la Luna vista dalla Terra, quindi è un palloccone gigantesco. Marte. E chi è andato su Marte? I robot. Esatto. Qui è stato dato un ordine a un robot di usare i propri piccoli telescopi
e cannocchiali per non guardare solamente la polvere, i sassi del terreno, ma di puntarlo verso l'orizzonte e cercare la Terra, cosa che lui ha fatto, e ha fotografato la Terra vista da Marte. Ecco, è un punto di vista diverso dal solito, quel puntino siamo noi. È un esempio di come dallo spazio le cose appaiono diverse. Questa è un'altra foto dallo spazio, qui siamo veramente vicini alla Terra, siamo a 400-500 km di altezza e stiamo guardando da un satellite in questo caso, fotografando la superficie della Terra, un po' nuvolosa, un giorno di quelli d'agosto in cui ci sono le stelle cadenti, il 10-11 di agosto, e cosa vede dal cielo? Vediamo le stelle cadenti, che sono granelli di micrometeoriti, granelli piccolissimi, pochi millimetri cubici, polvere, che entrando ad altissima velocità nell'atmosfera fa queste belle strisciate. Hanno tenuto la telecamera un po' aperta e ha raccolto questa serie di strisciate di piccole meteoriti che, viste dalla Terra, sembrano le famose stelle cadenti. Ecco, due esempi di come dallo spazio le cose sembrano, si vedono in modo molto diverso. Benissimo. Lo spazio è un posto molto particolare, è vuoto ma allo stesso tempo pieno di radiazione, raggi cosmici, ci sono calori, temperature estreme, se guardiamo il Sole nello spazio, se sentiamo il Sole nello spazio, possiamo facilmente venire bruciati dal suo calore, ma non perché sia più caldo lì che qui. Il Sole arriva sulla Terra come arriva vicino alla Terra, ma semplicemente perché nello spazio, non essendoci l'aria, non possiamo dissipare il calore che il Sole ci manda. Sulla Terra, essendoci l'aria, ci scaldiamo e ci raffreddiamo continuamente, lì no. Quindi è una situazione molto particolare. Per vivere nello spazio occorre costruire una casa, piccolo o grande che sia. Negli ultimi 20 anni l'uomo ha costruito una grande casa, un laboratorio, la Stazione Spaziale Internazionale. Questa non è un disegno, è una fotografia di un oggetto grande come un campo da calcio che ospita dai 6 ai 13 astronauti a seconda del periodo, che gira sopra le nostre teste giorno e notte, ormai da parecchi anni, e che, se volete sapere quando è sull'orizzonte, che riflette il Sole e quindi è visibile, essa è la più visibile stella del cielo, nel periodo in cui passa opportunamente a certi angoli sull'orizzonte, sappiate che c'è un sito in cui voi potete sapere quando da Foligno la potete vedere, per quanti minuti, guardando da che parte, a che ora del giorno. Ed è uno spettacolo abbastanza impressionante perché, ripeto, è la stella, non è un satellite naturalmente, più visibile, più brillante del cielo, perché è molto grande, molto riflettente. Bene, questo palazzo nello spazio, questo laboratorio nello spazio, è un po' il soggetto di molte delle nostre discussioni di oggi, perché da lì si ha una visione della Terra assolutamente fantastica. Come si arriva lassù? Beh, fino a qualche tempo fa si arrivava con lo shuttle, e lo shuttle è questo meraviglioso strumento che è contemporaneamente un aeroplano e un razzo. Qui sono alcune immagini della fase di montaggio di uno shuttle sui serbatoi razzi che lo spingono in volo. I serbatoi razzi, i due più piccoli bianchi, sono dei razzi che vengono recuperati, sono razzi a carburante solido, e quello centrale invece è semplicemente un serbatoio che è collegato ai motori dello shuttle ed è un serbatoio a carburante liquido, ossigeno, idrogeno liquido. Buttando fuori rapidamente il materiale accendendolo e spingendolo fuori violentemente, lo shuttle riesce ad andare in orbita. Questo è il momento del lancio, ne sono stati lanciati circa 130 nella sua storia ventennale. Pensate ai pesi, pesa complessivamente 2000 tonnellate. 2000 tonnellate è tanta roba, perché una tonnellata sono 1000 kg, 1000 kg sono 10 di voi, 2000 tonnellate sono 30.000 ragazzi di una scuola, è tanta roba. Bene, lo porta in orbita. Questo è uno dei momenti più belli, quando c'è un lancio nuvoloso, lo shuttle esce dalle nuvole e si arrampica nel cielo facendo un rumore poderoso. Vedere un lancio dello shuttle è qualcosa che non si dimentica mai più, e dopo 8 minuti arriva in orbita. E quando va in orbita si riesce a vedere la Terra in un modo assolutamente straordinario.
e vi mostrerò alcune di queste immagini e alcuni video che sono stati presi dagli astronauti nel corso delle loro missioni. Questa, per esempio, è una immagine frequente nello spazio, è un'aurora boreale. Le aurore boreali sono viste al nord e al sud della Terra, sono situazioni in cui gli elettroni e le particelle cariche che sono intrappolate fuori dall'atmosfera, per fluttuazioni del campo magnetico, cascano nell'atmosfera, la ionizzano, la illuminano come se fosse una lampadina al neon, provocando queste immagini di luce verdastra che da Terra si vedono come letteralmente il cielo che cambia colore. Dallo spazio si vede la struttura e poi vedremo dopo l'evoluzione di questo tipo di fenomeno naturale. Dallo spazio si vedono queste cose qui. Queste sono delle isole nel Bahrain costruite a forma di pesce o a forma di boomerang, sono isole artificiali nel Bahrain, negli stati del sud dell'Arabia Saudita, per attirare il turismo di lusso, costruiscono case, alberghi e grattacieli su isole artificiali in mezzo al mare, vedete che il deserto è a due passi, e dallo spazio sono estremamente visibili queste forme assolutamente strane. Questo è un vulcano visto dallo spazio, è un vulcano nelle isole Aleutiane, che sta emettendo la sua piuma. Si capisce da un'immagine come questa che non siamo tanto lontani, siamo a 350 km di altezza. La piuma di un vulcano può arrivare altissima nell'atmosfera. L'atmosfera, vi ricordo, è spessa solo 80-90 km, poi finisce. Quindi la stazione spaziale deve stare al di fuori dell'atmosfera, però stiamo sempre parlando di distanze relativamente piccole. L'aria è bella trasparente. Questa è la zona vicino al passo di Calais. Da una parte c'è l'Inghilterra con Londra e dalla parte più sotto abbiamo il Belgio, la Francia, con le città che sono in quella zona. Questa è un'immagine più tradizionale in cui però vediamo un pezzo della stazione spaziale. Questa è la parte russa. La stazione spaziale è un laboratorio formato da una parte americana, da una parte europea e da una parte russa, e che è un esempio di come, se si vuole, si può collaborare assieme. Questo è il pezzo della parte russa e questo elemento sotto è una Soyuz, una di quelle navicelle che servono a portare su e giù gli astronauti dopo che lo shuttle non è più in servizio, perché bisogna poter portare su e giù gli astronauti periodicamente. Quando lanciano uno shuttle ce ne accorgiamo alla televisione, ora non più, ma per uno shuttle ci sono 4-5 missili russi che vengono mandati in orbita, tra cui quelli che hanno le navicelle per permettere agli astronauti di andare su e giù. Gli astronauti stanno su al massimo 6 mesi, quindi è un continuo cambiamento. Dallo spazio si vedono cose come queste, sono dei campi irrigati da giganteschi irrigatori che girano intorno a un punto centrale, qualche volta forse avete anche visti in Italia, ma sono più rari perché occorrono grandissime superfici. Qui stiamo parlando di una fotografia dallo spazio, quelli, il raggio di quei cerchi sono chilometri, quindi sono irrigatori enormi che lentamente irrigano e chiaramente i campi vengono formati sulla base della quantità d'acqua che ricevono le varie piante, quindi in forma circolare. Questa è un'altra isola a forma di palma, di nuovo, e qui siamo, mi pare, di nuovo in questi paesi, uno di questi stati, nel Dubai, dove fanno queste cose abbastanza incredibili, evidentemente hanno diverse esigenze da parte del resto del mondo. Questa invece è la famosa cupola, è un pezzo di tecnologia italiana installata sulla stazione spaziale. Siccome dentro la stazione spaziale c'è una pressione, una temperatura, come qui, circa 20 gradi, circa un'atmosfera, e fuori c'è il vuoto assoluto e la temperatura perde senso, perché nel vuoto la temperatura non è facilmente definibile, una delle cose più difficili da fare sulla stazione spaziale sono le finestre, che non poi tra l'altro non possono neanche essere aperte, ma le parti trasparenti, perché devono sostenere pressioni enormi. Bene. Per gli astronauti è importante guardare fuori dalla finestra, dagli oblò, perché vedono gli spettacolo meraviglioso e poi gli serve anche per quando arriva uno shuttle o un razzo si avvicina alla stazione spaziale, devono capire come avviene la vicinanza. Quindi
La NASA ha chiesto, e l'Italia ha risposto alla sua tecnologia, di costruire una cupola, letteralmente un bernoccolo da attaccare alla stazione spaziale, in cui ci sono tantissime finestre, vedete, ce ne sono 6 più una 7. Quando un astronauta mette la testa al centro di questa posizione, si guarda intorno e gli sembra di essere nello spazio senza avere una tuta addosso, galleggiando, perché chiaramente questo è sempre il loro stato fondamentale. Per i romantici ci sono delle cose del genere, viste dallo spazio, un laghetto a forma di cuore, a parte l'aspetto così romantico, è molto importante per gli astronauti vedere immagini di cose che hanno una forma che si può ricordare, perché nello spazio la Terra sembra poco distinguibile, molto facile perdere la bussola, letteralmente. Tenete conto che l'astronauta passa sulla Terra e fa un'orbita ogni ora e mezza, sole, luce, giorno, notte, ogni ora e mezza, per quella velocità che ha la stazione spaziale per poter rimanere in orbita. Avere dei riferimenti chiari, isole, forme, laghi particolari, gli è estremamente utile per capire dove sta in quel momento. Questi sono giganteschi incendi in Australia. Vi ricordate qualche anno fa, forse 5-6 anni fa, che c'era un intero continente sotto fumo perché c'erano degli grandissimi incendi, in particolare in Australia, in alcuni paesi limitrofi? Bene, queste sono delle immagini prese a fronte di enormi incendi, si vede anche il fumo che si sono sviluppati in quel continente. Sul bordo, sempre lontano, vedete il verde dell'atmosfera? Guardando verso nord e verso sud, l'atmosfera prende il colore delle aurore boreali, perché in effetti è illuminata da quel tipo di luce lì. Altri campi di forma circolare, questa è una tramonto, un'alba di una luna su una terra, ma vista dallo spazio. Questo è l'autodromo di Le Mans, in America si riconosce perfettamente dalla forma. No, di Indianapolis, scusate, di Indianapolis, non Le Mans in Francia, di Indianapolis. E questa è la Space Station, e questo è un tramonto del sole. Notate che il sole ha una forma molto strana, bernoccoluta. Chi ha mai visto i tramonti del sole sul mare, li ha osservati, il sole diventa colorato, cambia un po' forma, ma dallo spazio, siccome l'effetto della rifrazione della luce è molto più complicato, perché si sta sopra l'intera atmosfera, il sole mentre scende o quando sale passa attraverso i vari strati dal punto di vista ottico e fa le cose più disparate. Questo lo riconoscete, mi immagino, è un delta di un fiume molto importante, è il delta del Nilo, riconoscibilissimo. Se io vado a destra vedo Israele, vedo l'Arabia, la penisola arabica, vedo il canale di Suez, e si capisce molto bene dove l'uomo vive e dove l'uomo invece non vive per motivi di difficoltà ambientale. Questi sono delle tracce di aerei in un aeroporto nelle vicinanze del Mare del Nord, qui però siamo vicino all'Olanda. Siccome si fanno queste strisce, anche le vediamo anche con i nostri occhi dall'alto, beh, dallo spazio hanno questa forma molto, molto marcata, sembra quasi del ghiaccio rigato, in realtà sono le strisce dei jet sullo sfondo del mare. Questo è un uragano, l'uragano Earl, che ha la sua caratteristica occhio del ciclone, e questa perturbazione che si estende per centinaia, per migliaia di chilometri, una delle cose più impressionanti che la natura possa fare. E questa cos'è? Venezia. Questo è un classico esempio di una cosa facilmente riconoscibile, si capisce anche da lontano che è una cosa meravigliosa e unica, ed è un riferimento per gli astronauti. E questo cos'è? È un buio sulla Terra, è un'ombra sulla Terra. Chi può fare un'ombra così mostruosamente grande? Un'eclisse. Per cui si capisce che l'eclisse è un'eclisse per sua natura, in cui una piccola parte della Terra vede il buio e questo buio si muove rapidamente. Questa è la Luna che sta facendo ombra al Sole. Se io sono nella parte buia è perché è perfettamente centrata la Luna contro il Sole, ma sui bordi si sta passando da buio a luce o da luce al buio,
e questa cosa corre velocemente, perché un'eclisse dura 2-3 minuti per chi sta fermo, ma per chi corre l'ombra dell'eclisse percorre la Terra per 10, 15, talvolta anche 20 minuti, dipende qual è il percorso dell'ombra della Luna sulla Terra. Questo è una un satellite, un cargo giapponese che si avvicina alla stazione spaziale per essere preso, attaccato, per portare su e giù materiale. E giapponesi, europei, americani con lo shuttle, e adesso ricominciano, fra pochissimi giorni lanceranno il primo Falcon, che è uno di questi cargo privati, no? L'America sta cambiando molto la sua strategia spaziale, russi, sono i quattro paesi che possono andare sulla stazione spaziale. I cinesi non hanno il permesso di attraccare e quindi stanno costruendosene una per conto loro. Ma i quattro che possono andare sulla stazione spaziale sono questi paesi che hanno la capacità di lancio, e il grosso però viene fatto dai russi. Questa è la piuma del razzo di prima, quello che ha raggiunto col cargo la stazione spaziale. Nel suo lancio ha lasciato una coda, questa coda dopo un po' il vento l'ha mossa, e dalla stazione spaziale così appare sullo sfondo del cielo nero. Questo è un delta di un fiume, semplicemente impressiona la bellezza dei colori. La Terra dallo spazio non solo ha delle forme meravigliose, ma anche dei colori straordinari. Questo è un porto artificiale costruito su una base di un atollo, per far attraccare e partire grandi navi a distanza di controllo dalla spiaggia. Bene, questa è un'immagine del mondo, la luce è un po' forte ma forse capite quello che vi dicevo prima, il mondo è illuminato solo al nord, l'Africa è buia, l'America del Sud è quasi tutta buia, la stessa Australia è buia, mentre il Giappone è pieno di luce, l'Europa non se ne parla, l'India è abbastanza luminosa e gli Stati Uniti sono un pugno nell'occhio. La quantità di luce emessa da un paese è contemporaneamente una misura del suo benessere e della sua densità abitativa, in qualche modo un prodotto dei due, si può misurare. Anche la Cina è bella illuminata, se vedete, è anche una misura di quanto spreca, perché chiaramente la luce va nello spazio e non serve a nulla. La luce ci serve per illuminare il terreno, le nostre case. Se siamo pieni di luce va nello spazio, a parte che smettiamo di vedere le stelle, ma è una cosa che dimostra anche che non siamo per niente efficienti nei nostri utilizzi. Va bene, adesso vi voglio mostrare non solo delle immagini, ma vediamo un po' la Terra vista dall'alto nella sua dinamica, nel suo dinamismo. Stanno avvenendo in zone diverse dello spazio, della Terra. Ecco il Nilo, ecco la West Bank, altri temporali in Russia, sullo sfondo vediamo la luce soffusa delle aurore boreali. Avvicinandosi al nord le vediamo apparire sempre di più, la dinamica delle aurore boreali si vede, questa precipitare è dinamico, non è istantaneo, ecco il sole che sta arrivando, con l'arrivo del sole questo filmato si interrompe. Altra aurora boreale vista da un punto di vista in cui la Space Station, vedete com'è alta sull'atmosfera, vedete anche la dinamica, il moto di queste code, questi colpi di coda, il campo magnetico che si aggiusta e continua a far modificare le traiettorie degli elettroni che cascano giù all'interno dell'atmosfera. Un'altra bellissima visione dell'aurora boreale, praticamente ce ne sono tantissime ogni sera quasi, e guardate come sono dinamiche, sono dei percorsi, sono tenui ma visibilissimi.
chiaramente l'immagine accelerata va, questo periodo che vedete in un minuto o qualcosa di questo genere, sono circa 40 minuti di tempo reale, ma vi dà un'impressione di magnificenza, di colori e di dinamica notevole. Un'altra presa d'immagine di un'aurora boreale. Guardate, e purtroppo con questa luce, sullo sfondo si vedono le stelle, le vedete le stelle sullo sfondo? Ecco, poco, però se potessimo abbassare la luce sarebbe molto meglio, veramente, si perde buona parte dello spettacolo. Queste stelle sono quelle che gli astronauti possono vedere ad occhio nudo dallo spazio. E le vedete sorgere e tramontare. Sono la parte della nostra galassia che è visibile dalla parte sud del mondo. Guardate questa immagine, qui siamo sulla... Ecco, grazie. Siamo sui laghi del Nord America, ci stiamo incamminando verso il Canada, arriva il sole. Qui invece siamo nella parte dell'Australia. Nello spazio non ci sono limiti, non ci sono confini, uno può guardare il nord, può guardare il sud a seconda di dove si trova con l'orbita, è obbligato a percorrere tutta la Terra, e tutta la Terra è meravigliosa vista dallo spazio e non ha l'impressione di tutte le difficoltà che invece camminando tra un paese e l'altro uno incontra, perché ci sono i confini, le montagne e i limiti nella mobilità. Qui siamo dalla Cina all'Australia, ecco la Cina la lasciamo e poi si incomincia, qui sono le parti del Borneo e poi si entra nelle isole e qua c'è un tanto mare e poi a un certo punto si va sopra il continente australiano, che è lontano ed è molto grande, qui non si arriva neanche a vederlo. Questo invece si sta salendo sulla costa est Stati Uniti, quindi New York, Boston, questa parte qui, Washington. Qui andiamo dalla Francia alla Croazia, a casa nostra. Guardate che arriva l'Italia, ecco l'Italia vista dall'alto, a rovescio, vedete a rovescio, con la Sicilia, il Tacco, l'Africa, molto luminosa l'Italia, particolarmente luminosa. Dallo spazio vediamo apparire e tramontare non solo i pianeti, ma anche le comete. Questa è una cometa che sta facendo il suo percorso intorno al Sole, girando la Terra, appare, è una alba di cometa, la cometa Lovejoy, un nome molto... E ve ne mostro un certo numero di queste albe e tramonti, sempre lei, sullo sfondo, vedete lo sfondo del cielo stellato, com'è impressionante? Qui è il centro della nostra galassia, visibile nella sua magnificenza, in questo caso con davanti questa cometa che sorge mentre la Terra sta ruotando. Altre immagini della cometa che gira. Guardate questa dinamica in cui ci sono tutti quanti i temporali, tutti quanti i lampi, le stelle lontane, la cometa, il sole che arriva. Non ci si stanca mai di guardare questo tipo di immagini. È un pianeta bellissimo il nostro. Questa invece è un'immagine di giorno, di giorno nel senso illuminata dal sole, quindi l'immagine più sembra una cartina geografica. Abbiamo visto di nuovo il Nilo, molto, e si va nella notte, ed è nella notte che vediamo la luce degli altri filmati. Guardate questa è la Via Lattea, al centro, al sud. Siamo sull'Africa, pieno di incendi, quelli fissi, alcune città, i lampi, mentre scorre sullo sfondo il centro della Via Lattea, nella sua bellezza. Ci sono moltissime stelle. Lo stesso. Che siamo in una zona molto più abitata del mondo, forse l'America. Ecco, arriva l'aurora boreale. Sullo sfondo la stazione spaziale e il cosmo che gira intorno a noi. Cioè noi giriamo su noi stessi e lui è come se girasse intorno a noi. Questa è un'altra corsa
se non sbaglio questa è la California sulla destra, si va verso sud in questo caso, quindi si fa California, parte il Messico, si va a prendere l'America del Sud con tutti quanti i temporali, questo è il vario, l'attacco dell'America del Sud, qua siamo sul, a sinistra c'è il Cile che va giù lungo, lo ritroviamo lì in fondo come una strisciata che non finisce mai e sta puntando direttamente al polo sud che sta lì in fondo, però il sole sta sorgendo e quindi l'immagine si interrompe. Questa invece siamo nell'Oceano Pacifico, vista da lontano, un'aurora boreale, mentre passiamo su uno sfondo, probabilmente l'India questa o qualcosa del genere. Questa è un'altra corsa che facciamo andando in questo caso, credo, verso nord. Sì, di nuovo mi pare che sia... l'Africa, forse qua siamo... No, siamo sul mare qua. No, questa non... Ecco, vedete, in un caso come questo uno ha perso la forma di alcuni punti di riferimento e quindi non sa più dove si trova. C'è un grandissimo oceano, date le dimensioni, forse l'Oceano Pacifico questo. E in tal caso dobbiamo stare arrivando piano piano verso gli Stati Uniti. Ok, allora vi ho dato una dimostrazione di come, possiamo anche riaccendere se volete la luce in questo momento, di come dallo spazio noi abbiamo una visione completamente diversa e nuova del nostro pianeta. Credo che queste immagini, non le avete mai viste, vi danno una idea di quanto sia bello, dinamico, ricco di forme, di luci, di fenomeni fisici e meteorologici il nostro pianeta. Bene, vi voglio ancora però mostrare come sia speciale lo spazio, si possono fare delle cose ancora più incredibili. Bene, vedete queste strisce? In una di queste strisce c'è un puntino, questo puntino qua lo vedete? Indovinate un po' cos'è? Oh, bravo, non c'è due senza tre, non c'è uno senza due, è la Terra. Però piccolo dettaglio, vista da 6 miliardi di chilometri, Marte a che distanza si trova da noi? Chi lo sa? Marte, tipicamente, a che distanza si trova da noi? Eh? Guardate, si trova grosso modo quanto dista il Sole da noi. Quanto dista il Sole da noi? C'è già da che cosa? Eh? Milioni di che cosa? Ecco, benissimo, bravi, 150 milioni di chilometri. C'è un modo facile per ricordarselo, sono 8 minuti luce. Che cosa vuol dire? Beh, vi dicevo prima che la Terra dista dalla Luna 400.000 chilometri, la luce in un secondo fa quanti chilometri? 300.000 chilometri al secondo. Per farne 400.000 gli corre un secondo e tre. Per cui se qualcuno andasse lì e rubasse la Luna in questo istante, per un secondo e tre la vedrei ancora lì, perché la luce sta continuando a camminare. Un secondo e tre è poca roba, ma il Sole è distante molto di più, sono 8 minuti. Se qualcuno spegnesse il Sole come fosse una lampadina in questo istante, avremo ben 8 minuti per continuare a chiacchierare, avere il tepore, il calore, abbronzarsi, prima che cali l'oscurità. Ok? Benissimo, e sappiate che più lontana una stella, più la sua luce è vecchia, e vediamo una stella più giovane. Sappiate che la stella più vicina, lo vediamo fra un istante, sta a 4 anni luce, non 8 minuti luce, 4 anni luce. Cioè se la spengono per 4 anni la continuiamo a vedere e poi sparisce. Bene. 6 miliardi di chilometri è molto di più di 150 milioni di chilometri. E chi è andato a 6 miliardi di chilometri per fare una fotografia della Terra e mandare una cartolina dicendo ciao, ciao mondo? Chi ci è andato a 6 miliardi di chilometri? Eh?
dei satelliti, non li chiamerei robot in questi casi perché sono dei satelliti veri e propri, mandati dalla NASA 20 anni fa, letteralmente per andarsene dal sistema solare. Noi facciamo fatica ad andare nello spazio e l'abbiamo visto cosa ci vuole, uno shuttle, un grandissimo razzo, ma per andarsene nel sistema solare facciamo ancora più fatica. Il problema è che oltre a far fatica ci vuole un sacco di tempo. Per uscire dal sistema solare alle velocità che noi sappiamo raggiungere oggi, che sono di parti per 10.000, un decimillesimo della velocità della luce, ci mettiamo 10.000 volte più tempo di quello che ci impiega un raggio luminoso. Bene, per fare il raggio della nostra sistema solare, questi satelliti chiamati Voyager o Explorer hanno messo 10, 15, 20 anni a seconda di quali, ne hanno inviato 4 o 5. Bene, il famoso astrofisico Carl Sagan, che ha scritto dei libri bellissimi di divulgazione sullo spazio, sul nostro posto nell'universo, se vi capita leggeteli, se possibile in inglese, se no alcuni sono tradotti. Carl Sagan è un mito nel settore della divulgazione scientifica, nel settore spaziale. A un certo punto, in una missione di questi Explorer, ha detto: per cortesia, NASA, fai voltare la telecamera del satellite o il satellite nel suo insieme per poter prendere questa foto da un punto di vista molto particolare. La NASA ci ha pensato, si è convinta, ha fatto voltare il satellite. Non è facile dar comandi a qualcosa che sta a 6 miliardi di chilometri e sono comandi che magari non hai previsto di fare prima, era stata una proposta specifica di questo scienziato. L'hanno voltata e ha preso questa foto della Terra che appare un pallido puntino blu, Pale Blue Dot, che è il titolo di uno dei suoi bei libri, un Pale Blue Dot. Noi siamo questo puntino ancora più piccolo di quello visto da Opportunity da Marte. Perché vi racconto questo? Perché è difficile viaggiare nel cosmo, prende un tempo enormemente lungo, la tecnologia che abbiamo a disposizione ci permette di andare solamente dietro l'angolo. Per andare su Marte come uomini ci vorranno forse 20 o 30 anni di ulteriori sforzi, come robot siamo riusciti, ma il robot più lontano che abbiamo spedito sono questi che sono arrivati a pochi miliardi di chilometri. Bene, l'universo è molto più grande. La stella più vicina è Alfa Centauro, sta a 4.2 anni luce, che vorrebbe dire che andando al ritmo dello shuttle o dei razzi che sappiamo fare uscire dall'atmosfera, ci vorrebbero qualcosa tipo 100.000 anni per andare a raggiungerla. Non è esattamente il viaggio che un astronauta vuole fare, 100.000 anni nello spazio, vedete ben conto di cosa vuol dire. Quindi cosa vuol dire? Che dobbiamo rinunciare a esplorare lo spazio, rinunciare a raggiungere nuovi pianeti, nuove terre? In realtà l'uomo è un animale il cui cervello è estremamente potente, ciò che non riesce a fare lo immagina e lo riesce a fare indirettamente. Bene, da 10 anni a questa parte c'è una parte dell'astrofisica che si occupa specificamente di cercare che cosa? I pianeti extrasolari. Che cos'è un pianeta extrasolare? Il Sole, sappiamo, la nostra stella ha 8-9 pianeti, dipende come uno li conta, anzi 7-8, dipende come uno li conta, che girano attorno un sacco di asteroidi, un po' di polvere ed è casa nostra. Più o meno l'abbiamo esplorato, un robot qua, un robot là, su Venere, su Marte, su Mercurio, tutte cose più o meno le abbiamo studiate. Giove, Saturno un pochino più lontani, ma le missioni le abbiamo già fatte, qualcuno di questi satelliti sta andando fuori, lo conosciamo relativamente bene. Ma le altre stelle hanno pianeti? Allora, a una risposta, a una domanda come questa, Giordano Bruno, prima di essere bruciato, rispose sì. Ci sono infiniti mondi, infinite stelle con infinite terre. Il risultato era un po' in anticipo sui tempi e fu bruciato vivo. Bene, oggi ci poniamo la stessa domanda. Sì, ci sono tantissime stelle, la nostra galassia da sola ne ha qualche miliardo, è possibile che queste stelle non abbiano attorno a sé un pianeta? Non è credibile. Ma se così è, come facciamo a stabilire in modo scientifico?
Bene, quando io passo di fronte ai fari di una macchina, faccio ombra, si vede che ci passo davanti? Sì, anche se la macchina è molto lontana, io sono molto lontana. Un osservatore da lontano vede che il faro cambia di intensità. Bene, quando un pianeta passa di fronte alla sua stella, fa una piccolissima ombra. Parti per miliardo, parti per centinaia di milioni, è il valore di cui cala la luminosità della stella. Oggi l'astronomia, l'astrofisica è così precisa che riesce a vedere le variazioni della luminosità di una stella quando i suoi pianeti le passano davanti. Dagli e dagli, negli anni 90-95, la prima evidenza di pianeti extrasolari è stata data da un primo ricercatore. Per 10 anni si è fatta molta fatica a fare queste misure, ma l'uomo è tenace e intelligente, ha sviluppato tecniche sempre più potenti e lo scorso febbraio 2011 è stato annunciato che hanno trovato il primo pianeta Terra-like. Che cosa vuol dire? I pianeti extrasolari se ne sono misurati centinaia, se ne misurano ormai oggi con la tecnica attuale decine al giorno, c'è una quantità di casi da studiare che è elevatissima. Bene, ci interessano quelli che assomigliano alla Terra per ovvi motivi. Allora, nel sistema planetario Gliese 581, che è un nome qualsiasi, Pippo 424, non c'è nessun significato, le stelle più significative ci dà un nome, una sigla per distinguere una dall'altra, che sta a 20.3 anni luce da noi e nella nostra galassia è dietro l'angolo in termini di anni luce, hanno trovato che ci sono 6 pianeti intorno alla stella principale, alcuni troppo vicini, troppo grandi, alcuni troppo lontani, troppo piccoli, ma ce n'è uno, il G, che sta proprio dove deve stare. Questa è una tabella che mostra in verticale la dimensione della stella, il Sole 1, Gliese 581 è una stella piccoletta, è circa un terzo del Sole. In orizzontale la distanza dal Sole, in logaritmo, quindi 1 è la distanza che è dal Sole la Terra, si chiama unità astronomica, sono i 150 milioni di chilometri. Bene, la banda bluastra si chiama la zona abitabile, sostanzialmente vuol dire che l'acqua è liquida, non è ghiacciata, non è puro vapore, una temperatura intermedia, sappiamo che l'acqua, almeno per la nostra biologia, è di fondamentale importanza. Trovare un pianeta che non è né troppo vicino né troppo lontano, né troppo grosso, la gravità 1000 volte maggiore di quella della Terra non sarebbe chiaramente utile, e dà forti probabilità che in quel pianeta esista l'acqua liquida e quindi si può immaginare tanta altra roba. Vedete che la banda di abitabilità nel caso del nostro sistema è, guarda caso, centrata sulla Terra, e Marte e Venere stanno sui bordi, è proprio duro, Venere è proprio fuori e Marte sta sul bordo, è proprio duro stare su Marte perché c'è un po' di atmosfera, c'è un pizzico d'acqua ma è un desertaccio, però forse nel passato la vita poteva essere, diciamo, presente, infatti la stiamo cercando, e sta più o meno nel bordo di abitabilità, ma il Gliese 581G sta perfettamente al centro del suo bordo di abitabilità, perché essendo la stella più piccola tutto si sposta e diventa più compatto. Bene, un anno fa hanno scoperto questo pianeta. Adesso i Terra-like se ne prendono uno alla settimana, ce ne sono tanti, e direte, poi che si fa? Beh, ripeto, mai dire mai, gli scienziati sanno adesso guardare non solo l'ombra del pianetino sulla stella mentre passa, ma siccome la stella li illumina, vedono anche il colore della luce che passa nell'atmosfera del pianeta e quindi il tipo di gas che sono contenuti nell'atmosfera di quel pianeta, e quindi se vedessero tracce di metano, di butano, di tipici gas legati ai meccanismi della biologia, al carbonio per esempio, ci potrebbero essere interessanti sorprese.
Voi sapete che ogni atomo, ma soprattutto ogni molecola, emette certe precise colori di luce o assorbe certi colori. C'è una sorta di impronta digitale che dice l'idrogeno o l'ossigeno o il carbonio o le molecole collegate, illuminate con luce opportuna, fanno linee di riemissione o di assorbimento che ci permettono da lontano di dire lì in quell'atmosfera c'è metano. Bene, questo è quello che accadrà nei prossimi anni. Abbiamo già raccolto migliaia e migliaia di evidenze di pianeti non abitabili. Uno in particolare curioso è fatto tutto quanto di diamante, un altro tutto quanto di ghiaccio, un altro è un pianeta fatto di metano, c'è di tutto. Volete un pianeta particolare? Sicuramente ve ne troviamo uno che fa il caso vostro, almeno dal punto di vista, diciamo, di desiderio, perché andarci è un po' difficile. Bene, abbiamo adesso a disposizione svariati pianeti che assomigliano alla Terra. E il giorno che vedessimo all'interno dell'atmosfera, occorre una tecnologia un pochino più sofisticata, ma ci arriveremo ben presto, le tracce di gas che si possono collegare in modo non ambiguo alla vita, avremmo fatto la grande scoperta di questo secolo. Se avessimo evidenza conclusiva che non siamo soli nell'universo, nel senso di vita riproduttiva, di vita organica, non possiamo poi dire se sono più avanzati o meno avanzati di noi, ma certamente sarebbe un passaggio epocale dal punto di vista filosofico, di cultura di base. Essere o non essere soli in questo immenso universo fa una certa differenza. E nei prossimi anni ne sentiremo parlare spesso di questo, magari chissà, qualcuno di voi potrebbe anche essere sufficientemente bravo e tenace per partecipare a questi tipi di studi. Vi ringrazio. Sono presenti intrappolati nel campo magnetico terrestre. Il campo magnetico terrestre, quello della bussola, non è presente solamente a terra, ma si chiude come una gigantesca cipolla
a migliaia e migliaia di chilometri intorno alla Terra. Bene, un campo magnetico non uniforme, perché si chiude, quindi è non uniforme, fa una bottiglia magnetica. Dentro una bottiglia magnetica le particelle cariche rimangono intrappolate, rimbalzano come se fossero contenute in una bottiglia di vetro, ma è una bottiglia magnetica. Quando ci sono le fasce di Van Allen, che sono appunto scoperte dal fisico americano Van Allen negli anni 60, 50, 60, che circondano la Terra, ma essendo intrappolate lì non ce ne accorgiamo, tranne quando un astronauta ha la sfortuna di passarci in mezzo. Bene, perturbazioni tipicamente indotte dal Sole, che ci manda continuamente non solo la luce, ma anche raggi X, ma anche protoni, ma anche elettroni, ma anche il vento solare, disturbano le parti più a nord, più estreme delle fasce di Van Allen. Gli elettroni, che stavano rimbalzando tranquillamente fuori dall'atmosfera, precipitano e cascano nell'atmosfera. Sono abbastanza energetici da ionizzare le molecole dell'azoto e dell'ossigeno, e l'energia in gioco, il tipo di molecola che si stanno eccitando, è tale da riemettere la luce nel colore verdastro. È proprio quella luce caratteristica delle molecole di azoto e di ossigeno bombardate da elettroni che cascano letteralmente dal cielo, cascano da sopra. E questo è il motivo, è un colore specifico della nostra atmosfera quando viene bombardata a quella energia lì. Prego. No, che mi risultino tutte quante legate a questo principio, e almeno quelle che sono visibili, clamorosamente osservabili. La domanda non è sciocca, perché si potrebbe pensare di eccitare altri colori, diciamo, legati a processi dell'idrogeno, dell'ossigeno e dell'azoto. Occorrerebbero energie diverse, particelle diverse. La risposta è no, in prima battuta sono queste quelle che sono dominanti naturalmente. Poi sappiate che è possibile sparare nell'aria dei laser di colori opportuni, e se scegliamo il colore opportuno possiamo fare rimbalzare, illuminare l'aria di altre linee che possono essere emesse dall'idrogeno d'azoto e dall'ossigeno. Il fatto è che spesso queste linee non sono visibili, non sono nel colore del visibile, e quindi possiamo anche non vederle, ma con tecniche artificiali possiamo illuminare la luce, anche l'aria, anche di colori diversi, ma non di un qualsiasi colore. L'aria è per lo più trasparente alla luce visibile. Esistono processi particolari che la possono eccitare su linee di decadimento, diciamo, metastabile e visibili. C'era qualcun altro? Te devi intervenire? Sì, prego. Quando si tramonta e si sorge? È perché l'atmosfera, se ci si pensa un attimo, è molto facile pensare che l'atmosfera, che è spessa 300 km vista in verticale, mano a mano che mi inclino può diventare 500, 1000, migliaia di chilometri, che la sto guardando per traverso. Bene, l'atmosfera, che è molto trasparente alla luce visibile, è un pochino non trasparente soprattutto alla luce più verde e blu. Quindi quando vado ad angoli molto estremi mi comincia a sparire la luce verde e blu. Del resto l'atmosfera è blu per questo motivo, perché sta mangiandosi e ridiffondendo un pezzettino della luce solare in quel colore. A grande angolo, quello che è il cielo blu diventa un filtro nel blu per la luce del sole, che diventa completamente rossastra, perché devo passare attraverso migliaia di chilometri di aria prima di arrivare al sole, mi attraversa parecchi. Quindi il motivo è un filtro che l'aria fa alla luce solare. Prego, la professoressa. È una bella domanda questa. Allora, ho mostrato per un istante una immagine in cui i raggi cosmici, no, circondavano la Terra. I raggi cosmici non sono visibili, ma sono presenti. Sono presenti anche in questa stanza in piccole quantità. Mentre vi sto parlando siete attraversati tutti quanti dai muoni.
ce n'è circa uno per centimetro quadro al minuto, su un metro quadro ce ne sono alcuni al secondo, quindi tutti quanti in questo istante che vi sto parlando avete avuto un muone che vi ha attraversato. Non vi siete accorti naturalmente, perché una singola particella non dà particolarmente fastidio, anche se qualche atomo e qualche molecola del vostro corpo lo ha visto passare, magari si è anche rotto un legame chimico, perché sono molto energetici. Il fatto che noi siamo nati e vissuti, nel senso evolutivo, in un contesto in cui c'è una debole radiazione ionizzante. Quanto debole? Circa 20 volte più debole che nello spazio intorno a noi. Questo 20 volte più debole è molto importante, perché e da cosa è garantito? Dall'atmosfera, che è trasparente alla luce, ma per le particelle che lasciano energia passando, come elettroni e protoni, è equivalente a 3.5 metri di alluminio. Sulla vostra testa avete un tetto di 3.5 metri di alluminio, non si vede ma c'è, ed è quello che blocca gran parte della radiazione esterna. Gli astronauti uscendo dall'atmosfera lo perdono. Poi c'è il campo magnetico terrestre, che ne butta via un altro 50%, che lo fa deflettere per come è fatto. E poi c'è l'ombra della Terra. L'ombra della Terra blocca i raggi cosmici che vengono dal sud, perché c'è la Terra. Queste tre cose che sulla Terra riducono in un fattore 20 la radiazione rispetto a appena fuori, l'astronauta perde l'atmosfera, non perde l'ombra, perché è ancora molto vicino, non perde il campo magnetico. Questo vuol dire che raggiunge in 6 mesi il limite professionale di carriera di radiazione accettabile. Nel senso, quando uno fa un mestiere che lo rende esposto alla radiazione, coloro che fanno i raggi X, no? I radiologi, chi lavora con le centrali nucleari, i piloti di alta quota, quando chi gestisce i jet, chiude i jet e passa sopra il polo sud o il polo nord, prende molta più radiazione di chi sta sulla spiaggia o sta a Foligno, d'accordo? Benissimo, ci sono dei limiti di carriera. Dici, nei tuoi 50 anni di carriera non puoi, o 40 anni di carriera, non puoi superare un certo valore, perché poi ci potrebbero essere degli effetti piccoli ma misurabili che portano al cancro e che portano alla morte. Bene, un astronauta usa questi suoi limiti in 6 mesi e infatti tornano a casa dopo 6 mesi per non superarli. La domanda può essere: ma quando uno va sulla Luna, che perde il campo magnetico, perde l'ombra della Terra e perde l'atmosfera, questi limiti li raggiunge rapidamente? Sì, ma ricordiamoci che i voli dell'Apollo sono durati una settimana e quindi tornati avanti e indietro, una grande dose istantanea, ma poi hanno recuperato. La domanda è andare su Marte? La domanda serissima. Oggi non sappiamo come fare a mandare su Marte un astronauta che va lì, ci mette quasi un anno ad arrivare, a terra, sta 6 mesi e torna indietro, sta quasi 2 anni e mezzo nello spazio, si prende una dose che certamente supera il limite raccomandato dalla medicina. Come si fa a proteggerli? Stiamo studiando letteralmente anche qui in Italia degli schermi magnetici. Si sta studiando dei meccanismi biologici, delle medicine che possono aiutare il recupero con degli antiossidanti, e occorre affrontare e risolvere questo problema non solo per il viaggio spaziale, ma il giorno in cui avessimo una base lunare non potrebbe essere in superficie, per lo stesso motivo, la Luna non c'ha atmosfera, non c'ha campo magnetico, quindi è molto bombardata. Si sta pensando a fare delle basi nelle caverne, la Luna ha molte caverne create dai meccanismi, diciamo, le lave originari, e quindi Marte è un pochino meglio, c'è, cioè, una debole atmosfera, ma la radiazione nello spazio è proprio qualcosa di molto serio. Dopodiché si tratta di precauzioni, nel senso, non è che uno va, prende la dose e muore, no, però tornato ha una probabilità di sviluppare un tumore che lo può portare alla morte, perdendo 1, 2, 5, 15 anni di vita media, che comincia a essere significativa. È contro queste variabili probabilistiche che uno deve fare i suoi conti. La radiazione non è un fenomeno bianco-nero, cioè quando è bianco e nero perché uno prende una dose come i pompieri di Chernobyl che sono morti in poche settimane. Non stiamo parlando di quello, però stiamo parlando di dosi che possono accorciare la vita in modo significativo, e questo chiaramente non ce lo possiamo permettere con gli astronauti. Prego. C'è? Non ho capito. Ci sono? I muoni? Rumori, rumori. Ci sono rumori nell'universo.
Allora, il rumore nel senso del suono si propaga solo nei solidi e nei gas. Quindi, dentro la stazione spaziale la gente si parla, c'è il gas, c'è l'aria, dando un calcio a un pezzo di metallo sente le vibrazioni, ma chiaramente nel vuoto il suono non si propaga. Quindi, da questo punto di vista è silenzioso, perché non si può propagare il suono. Ci sono altre onde che si propagano facilmente nel vuoto e tutte le forme della luce, dal radio fino al visibile, fino ai raggi X e raggi gamma. Noi siamo abituati ad associare la luce con gli occhi e in questo senso la luce non fa rumore, questa luce non fa rumore, però è un'onda diversa che per propagarsi non ha bisogno dell'aria. E in questo senso non è un suono. Dal punto di vista della luce l'universo non è attivo, è attivissimo, le stelle, le esplosioni, le catastrofi più incredibili sono continuamente al lavoro nei vari punti della nostra galassia e dell'universo, però diciamo non sono suoni, per sentire suoni occorre essere in un mezzo, anche un plasma potrebbe essere sufficiente. Viceversa c'è qualcosa che io amo chiamare il suono dell'universo, lo scricchiolio dello spazio-tempo, ed è quello che fanno le onde gravitazionali quando vengono emesse e attraversano un volume pieno di materia. Immaginatevi che ci sia all'interno di questa stanza un'onda gravitazionale che sta attraversandola. Essa farebbe letteralmente rallentare, accelerare tutti quanti i nostri orologi in modo periodico e cambierebbe le distanze fra tutti i punti in modo periodico. Bene, secondo me questo è uno scricchiolio dello spazio-tempo che ha un'analogia con il rumore, per il semplice fatto che modifica le distanze come se fosse una molla e modifica anche il tempo come se fosse qualcuno che muove le lancette avanti e indietro, e io amo pensare che questa modifica dello spazio-tempo sia paragonabile a un rumore, però occorrono orecchie molto particolari per apprezzarlo. Però ecco, lo spazio-tempo è in continua vibrazione, non siamo ancora riusciti a misurare bene questo fenomeno, lo sappiamo predire ma non misurare, è molto difficile, molto piccolo, però ecco, l'universo ha questo tipo di scricchiolio continuo. Se ci sono altri? Volevo mostrarvi una cosa e farvi una domanda per evitare anche il tempo della discussione. Volevo mostrarvi questo. Questo è qualche cosa che fanno gli astronauti sulla stazione spaziale. Sono delle sfere di vetro artistiche fatte da un vetraio che stanno galleggiando all'interno della stazione spaziale. Ce l'ha messa l'astronauta che tra poco apparirà, che è sua moglie, che l'ha portata per fare questo filmato in una delle recenti missioni. Io vi mostro questo video per due motivi: primo perché è bello, tra poco vedete cosa farà con queste sfere, e secondo perché vi dà una chiara impressione di che cosa vuol dire essere in assenza di peso. Tutto galleggia perfettamente. Lei sta prendendo le sfere e le sposta nell'aria da un punto all'altro. È la regina dei pianeti. I suoi capelli sono dritti in su perché la gravità non li sta tenendo verso il basso, e quindi è molto caratteristica anche questa sua postura. La domanda che vi faccio è la seguente. Pensateci un attimino sopra. Come mai a 300 km dalla Terra, dove sta la stazione spaziale, la gravità non c'è più, o almeno appare mancare? Perché? Quello era Nespoli che è passato, l'avete riconosciuto? Uno dei nostri... Non c'è gravità, questa è la prima cosa che viene spontaneo rispondere. Domanda: la gravità scende con il quadrato del raggio. Sulla Terra il raggio della Terra quanto è? Il raggio della Terra quant'è? Circa
chi lo sa. Se il perimetro è 40.000 km, la circonferenza sono circa 6.500 km. Bene, a 6.500 km la forza gravitazionale provoca un'accelerazione pari a G. D'accordo? Vado su di 300 km rispetto a 6.500. Mi scompare la forza di gravità secondo voi? È praticamente uguale, perché siamo a 6.800 al posto di 6.500. Ma perché le sfere non stanno cadendo verso il basso? No, abbiamo appena risposto. La forza di gravità c'è, e come? Siamo a 300 km sopra il raggio di questa stanza. Quindi ce n'è praticamente la stessa. Eppure, chi è che lo sa? Qualcuno, almeno... La pressione atmosferica. Qui la pressione atmosferica è esattamente uguale a lì, circa un'atmosfera. Galleggiamo qui? No, siamo compressi da tutte le parti. Le pressioni non fanno sostentamento, fanno solo compressione. Nessuno di voi sa perché a 300 km di altezza non c'è apparentemente la gravità? I professori vostri devono tornare a spiegarvi il capitolo della gravità, delle accelerazioni e della gravità. Guardate, adesso faccio un esperimento in cui faccio sparire la mia gravità. Ho fatto la sedia, adesso la mia gravità è sparita per un decimo di secondo. Mentre cadevo, mentre cadevo i miei capelli tendevano a diventare come quelli della signora. Mentre cadevo non c'era nulla nel mio corpo che sentiva ancora la gravità. Faccio un secondo esperimento, adesso faccio un lancio di un missile. Questo è un missile che è stato frenato dall'atmosfera, ma stava per andare in orbita. Il percorso che ha fatto era un pezzo del percorso che, se l'avessi lanciato più velocemente, lo faceva cadere oltre l'orizzonte. Quando io riesco a lanciare qualcosa oltre l'orizzonte, questo qualcosa cade sempre oltre l'orizzonte, si ritrova qui e continua a cadere oltre l'orizzonte. Quello che fa lo shuttle o un qualsiasi missile che va in orbita, spinge non in verticale, ma spinge a far andare un oggetto, non si capisce dalla geometria, in una traiettoria che gli dia una velocità sufficiente a cadere sempre oltre l'orizzonte. Nell'atmosfera questo non può funzionare, viene frenato, nello spazio non viene frenato, e se raggiungo circa 9 km al secondo a 300 km di altezza, cado sempre oltre l'orizzonte. Ma allora, se io cado sempre, e non per un decimo di secondo, ma cado, e tutto quanto cade assieme a me, la gravità non la vedo più. Ok? È lo stesso che accade, ma non ve lo auguro, buttandosi sul decimo piano di una casa, prima di schiantarsi, fare un esperimentino molto breve. Se si romperà il cavo di un ascensore avreste la stessa esperienza, però non è piacevole. Sulla Terra per la gravità porta prima o poi uno schianto, non è il caso della cosa opportuna. Nello spazio invece provoca l'orbita, e quindi quando si è in orbita non si sente più la gravità, anche se la forza di gravità è bella presente, ma in perfetto equilibrio con l'obbligarti a fare l'orbita sulla orbita circolare. Ecco perché tu orbiti per sempre, e mentre orbiti il pavimento non ti fa più sentire che sei fermo in un campo di gravità, ma stai cadendo, e quando cadi liberamente la gravità non la senti più. Ecco perché si possono fare questi giochini meravigliosi in orbita e non sulla Terra. Grazie.